Augusta, parliamo con Padre Palmiro Presutto, arciprete della Chiesa Madre, per una nuova iniziativa. Da un qualche mese, attivando nella pagina di Facebook, social network, un nuovo gruppo, mi pare sono già 157 iscritti, e il No, titolo, un poco più di un centinaio poco ancora. più di un centinaio, e il titolo è Segnalate la puzza. Segnala la puzza. Segnala la puzza, un titolo un pochino, no, curioso, Sì, attiene a l'avevo che... fatto veramente prima Priolo, ma io l'ho adottato anche perché i problemi di Priolo e di Augusta sono uguali. Certo, siamo nel quadrilatero Siracusa, Augusta, Priolo e Melini, il quadrilatero cosetto della morte, del cancro. Va bene, allora intanto parliamo di questo. Perché? Cosa succede? Succede che gli organi ufficiali, per esempio l'ARPA, non segnalano gli organi, questi sversamenti maleodoranti. Questa è la realtà. Dunque, noi abbiamo la rete Enel, la rete SIPA e quella della provincia. L'ARPA fa parte, credo, della provincia. Va Sì, della bene? regione provincia. Va bene. Allora, queste tre reti di rilevamento dovrebbero farci capire qual è lo stato della qualità dell'aria nella zona in cui abitiamo. Ma una di queste reti è pubblica, l'Enel. L'altra è privata, gestita dagli stessi inquinatori. L'altra è quella che dovrebbe essere pubblica, che dovrebbe in qualche modo essere garante della veridicità dei dati. Purtroppo, molte volte sappiamo che i dati non sono discordanti fra di loro. Però c'è un'altra rete, che è quella fatta dai nostri nasi. Noi ogni giorno, a varie ore, percepiamo puzza di vario genere e magari ci lamentiamo. Stanotte non ho potuto dormire con le finestre aperte perché fuori c'era. Stamattina mi sono alzato, ho aperto la finestra e c'è. Ma questo Insomma. accade soprattutto di sabato e di domenica, se non sbaglio. Anche di notte, dei giorni Anche dei feriali. giorni feriali, ma soprattutto. Perché la notte, se qualcuno porta consiglio, a qualche altro porta. Da questi, questi momenti favorevoli, perché la gente Allora, la notte dorme. la mattina noi incontriamo gli amici. Hai sentito questa notte che puzza? Bene, 10 minuti dopo abbiamo finito di parlare. Cosa resta di questo? Niente, perché tu non vuoi, non hai il tempo, non te la senti di telefonare al prefetto per dire stanotte c'è stata puzza, Sì. ai vigili del fuoco, al comune. Abbiamo tutto il nostro da fare, non possiamo perdere tempo dietro alle telefonate, magari di persone che poi magari non ti rispondono. Quindi il gruppo significa che bisogna monitorare, Bene, significa allora questo. a questo punto significa che io, tu, lui, gli altri, se per esempio questa mattina alle 10:30 abbiamo sentito puzza di questo genere, ovviamente puzza di genere industriale, e magari abbiamo un riscontro da varie parti della città o da vari punti della provincia, se per esempio questa mattina alle 10:30 hanno segnalato puzza da Siracusa, da Priolo, da Melilli, da Augusta, qualcosa è successo. Se io da Augusta oggi, in Piazza d'Astorga o in Viale Risorgimento o Monte Tauro o Monte Celona, ho percepito questa puzza e segnalo a questa pagina, segnala la puzza, oggi alle 10:30 ho sentito questo. Ripetiamolo alla pagina Facebook, segnala la puzza. Certo. Segnala la puzza. Noi così abbiamo un diario incontrovertibile. Vale a dire, noi così raccogliamo indirettamente dei dati che ci possono far capire se a quell'ora, in un determinato momento, c'è stato qualche fuoriuscita, qualche emissione di gas dall'area industriale. Ora, mentre loro tendono a nascondere, noi praticamente così pubblichiamo. Poi basterebbe fare un riscontro. Se io alle 10:30 ho sentito questa puzza, è chiaro che le centraline avrebbero dovuto sentire qualcosa da parte Le loro. centraline delle varie agenzie, Dei trendi che i centri, praticamente chiamiamoli sono così, proposti al sì, controllo. certo. Ora, non è possibile che noi sentiamo puzza e loro, le centraline, non segnano assolutamente nulla. Bene, allora Palmiro, scusa, e concludiamo, invitando quindi i cittadini di Augusta, ma non solo di Augusta, evidentemente, a segnalare le puzze o la puzza periodica. Quanti sono gli utenti di Facebook ad Augusta? Un'infinità. A Certo, sono un certo migliaia, no? punto. Benissimo. Allora la domanda è questa però. Questo monitoraggio dovrebbe avere un valore semplicemente storico, documentaristico o anche sotto il profilo giuridico dal punto di vista penalistico? Potrebbe avere anche un risvolto dal punto di vista giuridico, perché queste diventano testimonianze, perché chi si iscrive a questo gruppo dice io sono la persona fisica X,
Io ho questo profilo, io oggi ho percepito questo e tu mi garantisci praticamente con la tua iscrizione la veridicità dei dati che mi dai. Ma si può risalire alla responsabilità precisa di una particolare industria? Si potrebbe anche fare, ma questo non è il compito nostro. Però se a un certo punto si segnala puzza di idrocarburi generica allo stesso momento da più punti, è chiaro che praticamente la puzza viene da una certa area. Poi, a un certo punto, se un giorno si decideranno le istituzioni a sentire i cittadini, perché anche noi siamo istituzioni, quindi... Certo, noi siamo il popolo sovrano, non deleghiamo. Va bene, allora rinnoviamo l'invito di Bernino Presutto, segnala la puzza, sito in Facebook, e quindi tutti coloro che segnaleranno saranno testimoni di questo fatto. Così non resteranno solo chiacchiere, ma resteranno dati che un domani potranno servire.